Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Diego e oggi, come avrete letto dal titolo, andremo a vedere la montatura che faccio per la pesca a feeder nei laghetti. Ho voluto fare questo video perché mi è stato chiesto da molti ragazzi che montatura uso per quel tipo di pesca che facevo appunto nell'ultimo video. Se non l'avete visto, andatelo a vedere perché è venuto bene, sì, non ci sono stati attacchi in diretta perché ancora ho l'SD che non è proprio delle migliori, però secondo me è venuto comunque un bel video. Allora ragazzi, tutto ciò di cui avremo bisogno è qua sul tavolo. Allora, ci servono uno ci serve via uno stopperino, ecco qua. Vanno bene di tutti i colori, blu, gialli, neri, vanno bene. Poi ci serve ovviamente un method, che è ancora un po' sporco dall'ultima pescata, voi mi raccomando puliteli sempre. Un method normale, tradizionale. Una girellina, che di solito sono comprese col method. Un amo del lotto e infine un aghettino. Per chi non li conoscesse sono degli aghi appunto con un ardiglione, non so se si vede in fondo. Hanno un ardiglione che è collegato con questo anellino che dopo vi spiegherò a cosa serve. Allora, iniziamo subito. Prendiamo il filo della nostra lenza madre e che cosa facciamo? Andiamo subito a metterci uno stopperino. Infiliamo il filo dentro l'anello. Aspettate che li tolgo tutti così. Beh, ve lo faccio vedere bene. Vedete che ha un anellino di filo d'acciaio. Voi infilate la vostra lenza madre all'interno di quell'anellino d'acciaio e poi prendete, ora non fate caso alle unghie, ma ho colorato gli artificiali senza guanti, è successo un po' un casino. Quindi prendete il filo con la mano sinistra, lo bloccate con due dita. E poi con l'indice e il pollice tirate lo stopperino all'interno del filo, in questo modo qua. Così. Ecco qua, vi farà questo rumore e vi sarà passato all'interno del filo. Ora lo mandiamo su nella lenza, tanto adesso non ci serve. Tagliamo la parte dove quella parte lì che ha un angolo, vedete, forma tipo un angolo perché quello segna punto di rottura. Ecco qua. Poi prendete il vostro method e infilate il filo dall'alto, quindi da questo beccuccio verso il basso, dove ha questo foro dove all'interno poi andrà la girella. Quindi dall'alto verso il basso, mi raccomando, sempre dall'alto verso il basso. Ecco, se tipo non va là, fate girare un po' il filo e vedrete che alla fine vi esce. Ecco qua, infilato il nostro metodo. Ora lo lasciamo un secondo da parte. Prendiamo la nostra bellissima girellina e facciamo un nodo alla girellina. Quindi passiamo il filo all'interno dell'occhiello della girella e facciamo un nodo, semplice nodo. Facciamo un palomar. Se non sapete come si fa il palomar, andatelo a vedere nei vecchi video tutorial che ho fatto. Ve lo rispiego velocissimamente. Cappiettino con il filo e passate il filo fra il cappio e il secondo filo che vi avanza. Ora con la telecamera davanti alla faccia è un po' un problema, ma vabbè. Quindi una volta, passiamo 3 volte, 4 volte, 4-5 volte. Ecco qua, tirate un pochino, bagnate sempre il filo, mi raccomando, e andate a serrare il nodo in questa maniera. Ora tagliate l'eccedenza non troppo vicina, mezzo centimetro un po' meno, va benissimo. Ora io la taglio col coltello perché ho anche il trecciato da tagliare. A voi tagliatela con le forbici che è anche meglio. E ora cosa andrete a fare? Andrete a prendere il vostro method
Lo avvicinerete alla girella in questo modo e manderete la girella all'interno del method in questa maniera. Perfetto. La girella, come vedete, all'interno del method esce solo il secondo cappiettino e andrete anche a prendere il vostro stopperino e lo metterete poco sopra il method, 2 centimetri, 3, va bene. Basta che non lo mettete insomma troppo indietro perché anche non avrebbe neanche senso metterlo. Lo stopperino serve per non far scorrere il method troppo vicino al cimino della canna. Benissimo, ora che abbiamo messo il nostro method, andremo a fare il finale. Ah, per il finale si usa di solito un trecciato, però se non avete a portata di mano un trecciato potete fare anche con un fluorocarbon, non è un problema, però il trecciato andrebbe un pochino meglio. Allora, io metto un trecciato dello 0,20, però vanno bene sia dallo 0,18, dallo 0,18 fino allo 0,25 vanno bene tutti. Per pesci, diciamo, medio grandi. Però, invece, quando ci sono i pesci grandi, intendo 15, 16, anche 20 kg, uno 0,25 non fa mai male. Quindi prendiamo uno spezzoncino di trecciato e andremo a legare immediatamente il nostro aghettino su uno dei due capi del filo. È indifferente, però va legato perché dopo qui andrà messa la boilies pop-up che di solito si usa. Io faccio un nodo normale, non con tanti giri, se no dopo andrete anche a dar fastidio all'amo. 3 vanno più che bene, tanto non deve reggere il pesce, deve reggere una boilies, quindi non ha bisogno manco di tanti giri. Vanno bene anche se fate tipo 3 nodi normali. Ecco qua, andremo a avvicinare al nostro occhiello del lago. Andremo a tagliare l'eccedenza. Questo è abbastanza vicino perché non deve dare fastidio all'amo. Eccolo qua. Quindi, dopo aver legato il nostro ago, andremo a prendere il nostro amo. Dopo aver preso l'amo, contate più o meno, cioè fate conto che il cappiettino deve arrivare, no, il cappiettino, scusate, il nodo deve arrivare sulla in fondo alla schiena dell'amo, in questo punto qui. Quindi voi fermate con l'indice e il pollice della mano sinistra l'ago, prendete l'altro capo del filo e andremo a fare un nodo senza nodo. Ah, come si fa? Voi dovete tenere la punta dell'amo verso il basso, quindi la schiena dell'amo verso l'alto, e andrete a infilare il filo all'interno dell'occhiello dall'alto verso il basso. Vedete come sto facendo io? Dall'alto verso il basso, mi raccomando, è molto importante dall'alto verso il basso. Perfetto, ora se avete fatto bene tutte le cose, il filo dovrebbe essere parallelo alla schiena dell'amo, come in questo caso. Quando siete arrivati a questo punto, riprendete il filo e cominciate a fare delle spire intorno al gambo dell'amo. Ne faccio di solito 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Dopo che avete fatto 8 spire, prendete il filo, prendete le spire, scusate, le bloccate con l'indice e il pollice. Prendete sempre il capo del filo e lo rinfilate nello stesso verso, quindi dall'alto verso il basso, quindi dalla schiena dell'amo verso la punta, in questo modo qua. Ecco qua. Dopo che avete fatto questo procedimento, potete lasciare le spire che avete fatto in precedenza e tirare un po' il nodo, in questa maniera qua. E avrete fatto una sorta di air rig senza il cappiettino per infilare la boilies. Io faccio questa montatura che secondo me è molto comoda per la boilies pop-up, tanto non è che deve stare dal fondo alta così, no, deve stare semplicemente vicino al pasturatore. E infatti per questa motivazione il finale del pasturatore deve essere corto perché l'amo deve stare vicino alla pastura che ha erogato il pasturatore. Quindi il finale deve essere 10 dai 8 ai 7.
16 centimetri, più o meno, proprio una stima fatta così adesso. Però deve essere corto. Quindi io direi che un finale di questo tipo potrebbe andare più che bene. Quindi togliamo il filo che non ci serve, tipo qua. Ok, dopo lo raccolgo, tranquilli. Facciamo un nodo semplice anche qua giù. Anzi, facciamo un palomar. Ok, ecco qua. Adesso andiamo a tirare il nostro finale. Ed ecco qua che abbiamo completato la nostra montatura. Ora andiamo a togliere l'eccedenza da qua. Questa la lascio abbastanza lunga per avere più sicurezza. E così avremo fatto la nostra montatura a feeder. Questo lo tiriamo un pochino più su. Ed ecco qua. Poi qui voi, qua su questo aghettino, andrete ad innescare una boglia pop-up e se vi vedete che va troppo in giro, cosa fate? Fate due giretti e infilate, guardate, infilate, anzi, ecco qua. Quindi infilate l'anellino dell'aghetto all'interno del lamo, così che resti ferma. Io molto spesso faccio così perché vedo che la mia boilie non sta mai ferma e quindi faccio così. E niente, questa qui è la mia montatura a feeder. Eccola qua. Io spero di esservi stato utile con questo video. Ovviamente questa qua è la mia montatura, quindi io non sto dicendo come dovete pescare a feeder, sto dicendo come ci pesco io. Quindi non sono un esperto, ma feeder sì, ci pesco da 3-4 anni, però comunque non è che abbia tutta questa esperienza, però i pesci ce l'ho presi, è una tecnica che a me dà molte soddisfazioni e insomma volevo condividere con voi la mia montatura. Quindi vi ringrazio tantissimo della visione e ciao ragazzi, al prossimo video.